Siamo con Pace, autore del match winner di quest'oggi. Partita tirata fino all'ultimo, poi hai trovato il gol decisivo. Sì, la partita è stata molto tirata, loro sono bravi, come avete visto sono stati sul pezzo tutta la partita. Logicamente abbiamo fatto 4 errori nostri e sono costati molto durante l'arco della partita. Abbiamo messo la grinta, ci abbiamo messo testa, siamo riusciti a riprendere la partita e poi siamo riusciti ad andare a vincere il match. E per il resto avete visto voi, quindi sapete voi come è andata bene la partita. Ecco, adesso l'Ele Nettuno, che con questa situazione di classifica dove spera di arrivare? Sono rimaste poche partite ormai. Oramai l'obiettivo è centrare i playoff, la prima cosa. Logicamente potevamo stare ancora più in alto, abbiamo mollato un pochetto, abbiamo avuto dei cali, poi ci siamo ripresi, siamo ritornati. Adesso cercheremo di, logicamente, entrare nei playoff e dare il massimo. Quello è il nostro obiettivo. Siamo con Fabio Padura, allenatore dell'Ido il Pirata. Gol finale che non macchia comunque la prestazione della squadra. Buonasera a tutti. Sì, fa male perdere così, perché alla fine è proprio l'ultima azione. Infatti poi sul gol l'arbitro ha fischiato la fine. C'è rammarico perché siamo stati 2 volte in vantaggio, però non siamo riusciti a capire i momenti importanti della partita. Quando c'era da chiuderla siamo andati in contropiede, anche 3 contro 0, 3 contro 1. E se non si fanno questi gol poi si può rischiare di pareggiare e poi addirittura perdere la partita. Purtroppo è andata così oggi. Comunque, situazione di classifica ancora molto tranquilla, quindi partita che alla fine non è un problema per la stagione. No, diciamo che a livello di classifica no, però queste sono le partite che dove noi dobbiamo, se vogliamo ambire a qualcosa, dobbiamo crescere, e queste partite non si possono buttare al vento così. Oggi ha fatto molto caldo, non avevo rosa al completo, però questo non deve essere una scusa. Comunque per giocare eravamo in partita, stavamo 2 gol di vantaggio e non puoi perdere partite così, sennò guardando avanti non riusciamo ad ottenere nulla. La classifica è buona, però queste partite bisogna giocarle diversamente, con un'altra mentalità, con un altro spirito.